prego a nome e una prego a nome del Consiglio, la situazione occupazionale ed economica del nostro paese resta uno dei problemi principali che dovrà essere affrontato con la necessaria coesione di tutte le forze politiche. Le differenze che pur vivono tra i partiti di centro-destra e di centro-sinistra devono obbligatoriamente, in un momento delicato come questo, confluire in un'unica voce ed in un unico sforzo, che non potrà prescindere dalla difficile congiuntura economica. Il presidente Napolitano già da tempo fa appello ai parlamentari affinché si ricostruisca un clima di unità che dopo la guerra appare più che mai necessario per fronteggiare la crescente ed evidente povertà della nostra comunità. Nel caso di specie è evidente che dal piano industriale della Finmeccanica si evidenzia una regia tesa a penalizzare le nostre realtà, senza prendere realmente in considerazione le tradizioni, le esperienze, le competenze, le vocazioni industriali aeronautiche del nostro territorio. A questo si aggiunge la volontà di coprire l'industria aeronautica campana, oltre che al cuore anche dell'orgoglio, ha annunciato la decisione di trasferire la sede legale da Pomigliano e Casonia ad altre località nel nord del paese. La chiusura dello stabilimento di Casonia sarebbe una malsana idea che colpisce ingiustamente 460 lavoratori ai quali va riconosciuto il merito di aver portato la propria fabbrica tra le eccellenze del tessuto produttivo nazionale. Era lo stesso presidente Giorgio Napolitano, il quale non più tardi di 3 anni fa, in una visita ai nostri stabilimenti, parlava di isole di eccellenza che grazie alla loro produttività, competitività, tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro rimangono dei boccaforti e il motore dello sviluppo economico e culturale della Campania. Appare palesemente anomalo che in seguito all'incorporazione di Alenia Aermacchi in Alenia Aeronautica sia quest'ultimo colosso a trasferirsi nella sede della prestigiosa ma piccolissima azienda maresina. Pertanto si fa bello che l'intero Consiglio Comunale mostri, come già fatto finora, una coesione tra maggioranza e opposizione affinché in tempi brevissimi si possa realizzare un tavolo permanente di concertazione con tutti gli enti preposti affinché si individui una soluzione tesa a salvaguardare la nostra migliore eccellenza. Io ho concluso un intervento che doveva essere introduttivo e passo velocemente a dettare i tempi del Consiglio. Passo intanto la lettura, anche qui veloce, della settimana nota dell'assessore sviluppo comune di Napoli, Marco Scopo. Poi voglio precisare che sono assenti numerosi parlamentari, ma perché nella necessità di fare in tempi brevi questo Consiglio, avvertita necessità avvertita dall'intera amministrazione, è evidente che qualche formalismo è stato saltato e quindi molti parlamentari insomma oggi non sono riusciti a essere effettivamente presenti, ma tutti mostrano, almeno quelli contattati, quelli campani, la volontà di affrontare insieme il problema di Alenia. Io vorrei leggere la nota dell'assessore sviluppo comune di Napoli, Casone come Pietrasta, non allo scopo della Alenia. Pietrasta della Mare Salerno Mondana. Le eccellenze dell'industria meridionale sono state menzionate dai governi del nord dopo il 1861, con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione di una sola parte del paese. Adesso che la crisi mondiale morde, la Lega, partito che si presenta alle elezioni solo in una parte d'Italia, prende il controllo di un gruppo industriale, Finmeccanica, e opera per
questa terra e all'avanguardia del settore del volo, così come in passato lo è stata per le ferrovie e la cantieristica navale. Cosa ce ne faremo di una fiera tra un anno se il tessuto industriale della via di smantellamento? Sia chiaro a tutti, dietro il ridimensionamento della rete